Lo sciopero fiscale è necessario per le imprese, interviene il presidente provinciale di Confcommercio. Progetto di riqualificazione di Piazza Liberazione a Massa, una rotatoria al posto dei semafori. Polizia e carabinieri impegnati per promuovere comportamenti a tutela delle donne. Mascherine gratis anche a Carrara, saranno distribuite a partire da lunedì 30 novembre. Ultimo appuntamento con le coppie letterarie, l'amicizia tra il piccolo principe e la volpe. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Come di consueto vi aggiorniamo con il bollettino sull'andamento epidemiologico da Covid-19 in regione e in provincia. Sono 986 in più rispetto a ieri i casi di coronavirus individuati oggi nella regione toscana. In regione oggi si registrano 67 decessi, 33 uomini e 34 donne di età media di 83 anni, di cui 7 a Massa Carrara. Nelle Apuane oggi non ci sono, ci sono 46 casi in più rispetto a ieri, 28 a Carrara e 18 a Massa, mentre in Lunigiana ci sono 8 casi in più, sono 2 ad Aulla, 1 a Filattiera, 1 a Fivizzano, 3 a Villafranca e 1 a Zeri. A seguito della proclamazione dello sciopero fiscale da parte di Confcommercio, Lucca e Massa Carrara, Filcamps CGIL Firenze si è dichiarata contraria a questa iniziativa, ma ascoltiamo insieme le parole del presidente di Confcommercio Massa Carrara, Giuseppe Pieretti, che ci ha spiegato la situazione. Ci sorprende che la CGIL abbia replicato alle nostre intenzioni di sciopero fiscale, in quanto lo sciopero, come sappiamo, è un principio costitutivo che da sempre viene esercitato dalla CGIL stessa, che ne ha fatto un uso, voglio dire, abbondante. E quando invece noi andiamo a manifestare per proteggere quelle che sono le nostre attività, i nostri dipendenti, cercando chiaramente di portare avanti le nostre ragioni per farci sentire dallo Stato centrale, veniamo contestati dalla CGIL stessa. La nostra protesta è una protesta di sopravvivenza, è una protesta che deve essere interpretata nella maniera giusta. Non vogliamo essere strumentalizzati, ma vogliamo solo e esclusivamente poter portare avanti le nostre aziende e poter sopravvivere in questo momento di difficoltà. E l'unico modo per farlo è quello di manifestare. Lo sciopero fiscale chiaramente è un modo molto forte per far sentire la nostra voce, però sappiamo che è l'unico modo per poter arrivare al potere centrale. Confcommercio assolutamente è vicina ai propri associati e cerca in ogni modo, in ogni maniera e tutti i giorni di poterli sostenere. Ma a questo punto è venuto il momento chiaramente di riuscire a fare qualcosa di più incisivo. E le nostre intenzioni di farci sentire sono l'unico modo per poter andare avanti in questo momento di difficoltà e per poter rappresentare le esigenze di tutte le persone che dedicano soldi, sacrifici all'attività imprenditoriale, tante volte mettendo dipendenti e fornitori davanti ai costi della famiglia per potersi chiaramente mantenere. A questo punto noi cerchiamo di spegnere la polemica con CGIL, che ci sembra assolutamente fuori luogo, ricordandogli che la manifestazione e lo sciopero da sempre sono il megafono per le esigenze proprie dei cittadini e della collettività. Nuovo progetto di riqualificazione Massa. Dopo tanta attesa in piazza Liberazione verrà inserita una nuova rotatoria. Ce ne parla Camilla Di Maria. A Massa sono in arrivo delle novità, infatti l'amministrazione Persiani ha deciso di modificare la viabilità di Piazza Liberazione, creando una nuova rotatoria a modello doppia goccia fra Viale Chiese e Viale Democrazia. Con la creazione di questo svincolo di deflusso, inoltre, la fontana monumentale da poco restaurata e ripulita non avrà più lo scopo di una rotatoria, ma sarà inserita in un contesto più ampio di riqualificazione dell'intera piazza con l'incrocio. Qualche giorno fa
fa era stato approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità e adesso sul tavolo dell'amministrazione è arrivato anche il voto sul progetto definitivo. Si deve solo aspettare l'ultimo passo prima dell'esecutivo e della gara per l'appalto dei lavori da circa 400.000 euro. Per garantire la massima fluidità, l'amministrazione ha inoltre dichiarato di voler lavorare sulla temporizzazione dei semafori delle strade affluenti, mentre si ragiona anche su una possibile creazione di sensi unici. Non resta quindi che attendere l'inizio dei lavori. Orange the World, il progetto dell'Arma dei Carabinieri Solo Optimist. Da oggi illuminate di arancione le caserme che ospitano una stanza tutta per sé, i particolari nel servizio. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, da oggi saranno illuminate di arancione le caserme dell'Arma dei Carabinieri, che ospitano le 150 stanze del progetto Una stanza tutta per sé, nato per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, grazie ad una collaborazione istituzionale tra l'Arma e l'associazione di donne impegnate nel sostegno e l'avanzamento della condizione femminile nella società. Una stanza tutta per sé è un ambiente allestito in modo che la donna possa sentirsi a proprio agio nel raccontare di volta in volta le emozioni negative vissute, accolta in un luogo dedicato da personale specializzato. In ogni caserma dove lo spazio lo ha consentito è stato previsto anche un angolo per l'accoglienza o lo svago dei bambini che accompagnano la mamma, che potrebbero essere stati oggetto di violenza diretta o assistita. L'invito ad una maggiore sensibilizzazione verso la violenza di genere e l'attività dei club locali del Solo Optimist hanno consentito al progetto di estendersi in poco tempo in moltissime caserme italiane, oggi illuminate simbolicamente di arancione, secondo quanto previsto dalla campagna internazionale Orange the World, a cui anche la caserma dei Carabinieri e Solo Optimist hanno aderito. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato anticipa l'introduzione di un'app in via di sperimentazione. Se ne è occupata per noi Camilla Di Maria. La violenza di genere è un crimine odioso che trova il proprio humus nella discriminazione, nella negazione della ragione e del rispetto. Una problematica di civiltà che prima ancora di un'azione di polizia richiede una crescita culturale. Con queste parole del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Franco Gabrielli, si apre la pubblicazione realizzata dalla direzione centrale della polizia criminale in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La raccolta e il monitoraggio dei dati, indispensabili per tracciare le strategie di prevenzione e contrasto, richiede un ampio ricorso alla tecnologia. Pertanto il comando di polizia anticipa l'introduzione di un'app chiamata Scudo, in fase di ultima sperimentazione, di cui saranno dotate tutte le forze di polizia e che consentirà di possedere tutte le informazioni utili sui precedenti interventi effettuati presso il medesimo indirizzo, come la presenza di minori o di soggetti con malattie psichiatriche o dipendenti da droghe o alcol, disponibilità di armi, lesioni personali subite in passato dalla vittima e di calibrare così nel modo migliore l'operatività. La campagna permanente di prevenzione Questo non è amore, finalizzata a fornire informazioni alle donne in situazioni di rischio, è giunta alla quarta edizione. Con il coordinamento nazionale della Direzione Centrale Anticrimine diretta dal prefetto Francesco Messina, il personale della Polizia di Stato a bordo dei camper dedicati al progetto ha incontrato negli anni migliaia di persone nelle piazze italiane, fornendo informazioni, aiuto e supporto operativo. Come si ricorderà, infine, dallo scorso lockdown, l'app YouPol, scaricata negli anni da tantissimi cittadini sui propri smartphone, è stata estesa alle segnalazioni di violenza domestica. Ideata per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, l'app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi di immagini agli operatori della Polizia di Stato. Le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. È inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il 113. Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla sala operativa della questura competente per il territorio. Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di segnalare in forma anonima.
E la Polizia di Stato, per mostrare la propria vicinanza in questo momento reso difficile dalla presenza del Covid, ha deciso di realizzare un video messaggio contro la violenza di genere. Vediamolo insieme. Non lasciamo che gli uomini spengano i nostri sorrisi. Non è mai solo uno schiaffo, perché se usa violenza non è amore. Se ti fa del male fisico, non è amore. Se ti intimidisce, non è amore. Se ti dice che senza di lui non sei nulla, non è amore. Se limita la tua libertà economica, non è amore. Se ti impedisce di chiedere aiuto, non è amore. Se ti telefona di continuo per insultarti, non è amore. Se ti controlla in modo ossessivo, non è amore. Se minaccia te e i tuoi figli, non è amore. Se ti umilia, se ti isola, non è amore. L'amore non è sopruso. Noi non lasceremo mai da sole le donne vittime di violenza. Noi saremo inflessibili con i maltrattanti, ma le aiuteremo a riconoscere le proprie responsabilità. Per sconfiggere la violenza di genere occorre anche favorire il raggiungimento di tale consapevolezza. Vinci le tue paure, i tuoi dolori, la tua vergogna. Non sei sola, noi ci saremo sempre. E anche i carabinieri hanno deciso di realizzare uno spot per sensibilizzare in merito alla giornata contro la violenza sulle donne. Indignarsi alla notizia di un altro femminicidio è troppo tardi. Tu sei il loro vicino di casa. Non restare indifferente. Fermiamolo in tempo. Noi carabinieri possiamo aiutarle. Oggi la facciata di Palazzo Ducale a Massa è stata segnata di rosso, un drappo rosso per ricordare il 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Di lato al drappo una gigantografia di L'amore è un'altra cosa, la mostra fotografica che avrebbe dovuto essere aperta nel palazzo e nelle sale della ex presidenza della provincia, annullata per l'emergenza pandemica. A srotolare il drappo sono stati il presidente della provincia Gianni Lorenzetti assieme a Francesca Menconi, Chief Carrara, e Ilaria Vettorini dell'associazione Sabine. Nel comune di Massa, in alcuni comuni della Lunigiana, su proposta di Azzurro Donna, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, verranno illuminati di rosso piazze e monumenti. Da lunedì 30 novembre consegna gratuita delle mascherine anche nel comune di Carrara, 5 mascherine per ogni componente della famiglia. Ascoltiamo i dettagli in questo servizio a cura di Camilla Di Maria. Inizierà lunedì 30 novembre la distribuzione delle mascherine ai cittadini residenti nel comune di Carrara. Le mascherine, messe a disposizione dalla regione toscana, saranno distribuite in 60.000 pacchetti da 5 mascherine ciascuna. La consegna verrà effettuata dalle 14 alle 19, da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre, presso 5 punti sul territorio comunale, secondo un calendario definito in base all'iniziale del cognome. I cittadini potranno ritirare
le mascherine solo ed esclusivamente dietro presentazione della tessera sanitaria, recandosi al punto di distribuzione più vicino a casa nel giorno indicato per l'iniziale del loro cognome. Una persona potrà ritirare anche le mascherine di parenti e amici, anche se con l'iniziale diversa rispetto a quella indicata per il giorno del ritiro, a patto di avere a disposizione la loro tessera sanitaria. Al termine della prima settimana di distribuzione verranno comunicate le modalità attraverso le quali sarà possibile recuperare le mascherine per coloro che, per comprovati e gravi impedimenti, non fossero riusciti a ritirarle o non avessero parenti e amici in grado di farlo per loro. La distribuzione avverrà presso l'infopoint di San Martino per i residenti dei paesi a monte, presso l'infopoint di Piazza Matteotti per i residenti del centro città, presso l'infopoint dello stadio per i residenti di Fossola, Bonascola, Nazzano e adiacenze, presso la Sala Mendola per i residenti di Avenza e presso la sede della delegazione comunale di Marina di Carrara per i residenti di Marina di Carrara che dovranno presentarsi all'ingresso di Via Genova. I cittadini potranno recarsi a questi punti di distribuzione muniti di tessera sanitaria tutti i giorni dal 14 alle 19 in base al calendario così definito. Lunedì 30 novembre cittadini con cognome che inizi per A, B. Martedì 1 dicembre è la volta delle lettere C, D. Mercoledì 2 dicembre E, F, G, H, I, J, K. Giovedì 3 dicembre le lettere L, M. Venerdì 4 dicembre le lettere N, O, P. Sabato 5 dicembre le lettere Q, R, S. E domenica 6 dicembre i cittadini con cognome che inizia per T, U, V, W, X, Y, Z. Lunedì scorso il dirigente del comune di Massa ha firmato la determina con la quale si apre ufficialmente la pratica per l'apertura di un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti da 250.000 euro della durata di 20 anni a tasso fisso necessario a finanziare il secondo lotto dei lavori al Teatro Guglielmi. Con i soldi stanziati e il progetto nella fase definitiva è questione di tempo per vedere partire i lavori che potrebbero consegnare il Teatro Guglielmi per la stagione 2021-2022. I consiglieri di Forza Italia di Massa, Stefano Benedetti e Giovan Battista Ronchieri, hanno presentato una mozione da far approvare in Consiglio Comunale in merito allo stop del servizio di guardia medica durante l'orario notturno. La mozione ha l'obiettivo di spingere il Presidente della Regione, Eugenio Giani, a revocare l'ordinanza e a stanziare immediatamente risorse in favore di laboratori di analisi privati e farmacie, oltre che di medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale affinché svolgano da subito attività di screening e di tracciamento eseguendo test antigenici rapidi sulla popolazione. Nel tardo pomeriggio di ieri il governatore della Toscana ha annunciato che la guardia medica resterà operativa anche di notte. Nella struttura di riabilitazione Dognocchi di Fivizzano sono stati inseriti dei letti di cure intermedie. Ad annunciarlo è stata Maria Letizia Casani, direttore generale dell'azienda ASL Toscana Nord-Ovest, che dichiara di voler tranquillizzare tutti, cittadini e istituzioni, relativamente alle misure messe in atto per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale all'interno del presidio ospedaliero e al reparto di riabilitazione. Sono già state predisposte le liquidazioni per 840 famiglie destinatarie del pacchetto scuola a seguito dell'uscita della graduatoria degli studenti residenti nel comune di Massa. Questa potrebbe essere solo la prima tranche, poiché la giunta regionale ha avanzato richiesta di risorse aggiuntive necessarie alla copertura dell'intero fabbisogno. Un ringraziamento particolare agli uffici del servizio istituzione e della ragioneria che in pochissimi giorni sono riusciti a predisporre la liquidazione dei contributi alle famiglie già approvate dalla crisi economica per la situazione da Covid. Ha dichiarato l'assessore all'istruzione Nadia Marnica, coloro che hanno comunicato il codice IBAN si vedranno accreditati il contributo in questi giorni. Per coloro che invece desiderano riscuotere per cassa si ricorda che l'erogazione potrebbe
avere tempi più lunghi perché la banca riceve solo su appuntamento. Per tutte le informazioni necessarie potete comunque contattare gli uffici istituzione al numero 0585 490512, o scrivendo direttamente una mail all'indirizzo nina.nicolini@comune.massa.ms.it. Gli operativi del gestore idrico Gaia S.p.A. nei giorni scorsi hanno prestato il loro lavoro per rimettere in sicurezza l'acquedotto servente il paese di Equiterme a Fibizzano in zona Terra Bianca. Inoltre, con l'obiettivo di restituire al luogo una struttura sicura e ripulita, gli operativi hanno effettuato il taglio dell'erba e della vegetazione circostante che poteva causare intralcio o pericolo ai passanti. Successivamente è sostituita la recinzione intorno al casottino dell'acquedotto. Da Gaia ricordano che per segnalare un guasto, una perdita anche in strada o un disservizio, il numero verde da contattare è l'800 23 4567. Chiamando questo numero, gratuito da fissi e mobili, è attivo 24 ore su 24. La richiesta viene presa in carico dai tecnici di Gaia che gestiscono la segnalazione, assegnando un ordine di priorità in base a parametri specifici come la pericolosità di un evento o la mancanza di acqua al rubinetto. Vediamo insieme adesso chi sono i festeggiati di questa sera. Concludiamo il viaggio alla scoperta delle coppie letterarie più amate in collaborazione con Ila Book, con la coppia per eccellenza più bella, pura e significativa di tutte. Ce ne parla Ilaria Borghini. Tu per me non sei che un ragazzino uguale agli altri ragazzini e non ho bisogno di te. E tu non hai bisogno di me, io sono per te una volpe uguale alle altre volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro, disse la volpe. Comincio a capire, disse il piccolo principe. Sono queste le parole di uno dei dialoghi più conosciuti e commoventi della letteratura. Il piccolo principe, dell'autore Antoine de Saint-Exupéry, racconta tra le avventure del piccolo protagonista anche il prezioso e toccante incontro con una volpe che gli darà gli strumenti essenziali per capire il valore vero dell'amicizia e soprattutto l'importanza di prendersi cura di chi si ama, nonostante i difetti, perché le cose importanti non si vedono con gli occhi ma con il cuore. La frase celebre del piccolo principe, l'essenziale invisibile agli occhi, è uno dei temi cardine di questo libro che si rivolge a tutti indiscriminatamente, sia adulti che bambini. Il tema è quello dell'importanza del cuore, nel sentire più che del vedere e della necessità di lasciarsi stupire da tutto ciò che va al di là delle apparenze. L'incontro con l'animale è per il principe fondamentale. Grazie a lei, ai riti che gli impartisce per renderla amichevole, capirà ciò che davvero conta e che le cose amate devono essere curate, addolcite e vissute attraverso emozioni. La rubrica dedicata alle coppie letterarie termina con l'amicizia più bella in assoluto di tutta la letteratura, un'amicizia che è pura poesia.
Si comunica che giovedì 26 novembre 2020 saranno effettuati lavori sulla rete dell'acquedotto servente il comune di Carrara. Pertanto dalle ore 8.30 alle ore 14, comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile nella frazione di Gragnana del comune di Carrara. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l'acqua per pochissimi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. Scopriamo insieme adesso che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 26 novembre. Cielo da sereno a poco nuvoloso, temperature in aumento, venti deboli, mare poco mosso. Venerdì 17, tempo instabile, temperature in aumento, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Nei giorni successivi, tempo variabile, temperature in aumento, venti deboli, mare mosso. Per aggiornamenti visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! E con il bollettino meteorologico termina per questa stasera il telegiornale. Non mi resta che augurare a tutti voi una splendida serata e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.